canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto è creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti dà. Do il benvenuto a nome del santuario a tutti voi qui convocati per la celebrazione in onore della Beata Vergine Maria del Cuore Immacolato. Sono presenti vari gruppi, quelli che si sono fatti, che si sono iscritti presso la Rettoria, sono i seguenti: il gruppo di Don Antonio Frigo, che presiede l'Eucaristia, un gruppo proveniente da Mantova, due gruppi organizzati da Rusconi, uno proveniente da Como, l'altro da Milano, il gruppo di Don Michele Radatti con il diacono Antonio, proveniente da Foggia. È presente anche Don Francesco Martini, sacerdote che lavora presso una parrocchia di Madrid, che oggi celebra l'anniversario del sacerdozio. C'è un gruppo anche proveniente da Aversa, Caserta, e altri gruppi non iscritti come Casa di Maria, le Oblate di Nostra Signora di Fatima e altri, e soprattutto quanti ci seguono e sono numerosi attraverso i mezzi di comunicazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, par mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Signore, Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Siracide. Io, come vite, produco germogli di grazia,
e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia per ogni via e verità. In me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, poiché il mio insegnamento è più dolce del miele e il possedermi è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione in generazione. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti da me si dissetano avranno ancora sete. Chi mi ascolta non sarà deluso, e chi compie le mie opere non peccherà. Chi mi rende onore avrà la vita eterna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo: tutta bella sei, o Maria, nessuna, bella sei, o Maria. Nessuna macchia in te. Alzati, amica mia, o mia colomba, mia bella, e vieni. La tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. Tutta bella sei, o Maria, nessuna macchia in te. Vieni con me dal Libano, o sposa, tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Tutta bella sei, Maria, nessuna macchia in te. Il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa. Giardino chiuso, fontana sigillata. Tutta bella sei Maria, nessuna macchia in te. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Tutta bella, tutta bella sei Maria, nessuna macchia in te. Alleluia, 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 alleluia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo».
le rispose l'angelo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Credo che tutti noi siamo venuti in questo luogo beatissimo, non tanto per fermarci qui, ma per poi tornare a casa arricchiti, cambiati, convertiti. E il Vangelo che abbiamo appena letto, conosciuto come il Vangelo dell'Annunciazione, ci presenta delle piste per le quali o con le quali noi possiamo rinnovarci. Leggendo il pezzo di Vangelo dell'Annunciazione, la nostra attenzione va posta sul personaggio che viene annunciato, e cioè Gesù. E l'angelo stesso fa la descrizione della grandezza di questo che deve venire. Sentite che cosa dice l'angelo a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Tutti questi titoli presi dall'Antico Testamento descrivono la grandezza del bambino che viene annunciato. Un secondo pensiero. Nazareth. Voi magari pensate a una grande città. Nazareth, ai tempi di Gesù, era una località sconosciuta alle cartine geografiche, un posto forse perfino malfamato. Può mai venire qualche cosa di buono da Nazareth? Eppure in questo villaggio, in questo posto sconosciuto, con delle persone normalissime, semplici, quali Maria, Gesù realizza il piano della salvezza, una cosa grandissima. Ricordatevi questo, voi che vivete una vita, penso, semplice, normale, ricordatevi che in mano a Dio la nostra vita, che può sembrare semplice, insignificante, eccetera, può diventare grande e bella, perché lo stile di Dio è proprio questo: fare grandi le cose piccole. Un ultimissimo pensiero. Questo pezzo dell'Annunciazione termina con quelle parole: Eccomi, sono la serva. La traduzione più esatta sarebbe: sono la schiava. Se ci rifacciamo alla mentalità del tempo, lo schiavo non aveva nessun diritto. Il servo qualche diritto ce l'aveva. Lo schiavo non aveva nemmeno il diritto della vita.
per cui se un padrone uccideva uno schiavo, nessuno si faceva meraviglia. Questo per dirvi che la vera preghiera del cristiano è proprio questa: Dio, fai di me quello che vuoi. Vi confesso, carissimi, che pur essendo convinto che è la vera preghiera del cristiano, faccio alle volte molta fatica a dirla. Mi trattengo quasi dal dirla, perché subito dico: ma Dio, dove mi porterà? Dio, che cosa vorrà da me? Eppure ricordatevi che la vera preghiera del cristiano è questa: Dio, fai di me quello che vuoi. Io non capisco alle volte, non capisco il tuo disegno, eppure ecco, il cristiano è colui che anche quando non vede, quando anche gli sembra che tutto si porti lontano da Dio, continua a dire: Dio, fai di me quello che vuoi. Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo, che nel cuore immacolato di Maria ci ha dato una sorgente di luce e di speranza nel nostro quotidiano cammino. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Vergine ci dia il gusto della parola di Dio, perché attraverso la lettura e la meditazione dei testi sacri incontriamo Cristo e il suo amore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché la Vergine preservi l'umanità dalla paura e dalla violenza e conceda la pace al cuore di ogni uomo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché la Madonna ci aiuti ad essere uomini e donne disponibili verso le necessità dei fedeli, capaci di autentico affetto e attenzione verso gli altri. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per le coppie in difficoltà, con l'aiuto della Vergine ritrovino la concordia e il dialogo e sappiano nutrirli con la preghiera e i sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché sull'esempio di Maria anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché si diffonda la devozione alla Madre di Dio, perché la purezza sia considerata e vissuta ancora come virtù. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, che dall'eternità hai scelto Maria come vaso eletto dei tuoi doni, fa che seguendo il suo esempio siamo sempre docili a cercare e a compiere la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si bianca
guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia accetto a Dio, Padre onnipotente. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria, e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo sì, nostro Salvatore. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della risurrezione. E noi con tutti gli angeli e i santi proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre,
fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace,
vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo. Eccomi qui di nuovo a te, Signore, eccomi qui, accetta la mia vita, non dire no a chi si affida a te, mi accoglierai per sempre nel tuo amore. Prima che il Padre ti richiamasse a sé, prima del buio che il tuo grido spezzerà, tu hai promesso di non lasciarci più, di accompagnarci sulle strade del mondo. Eccomi qui. Di nuovo a te, Signore, eccomi qui, accetta la mia vita, non dire no a chi si affida a te, mi accoglierai per sempre nel tuo amore. Ora ti prego, conducimi con te nella fatica di servir la verità. Tu hai promesso di non lasciarci più, di accompagnarci sulle strade dell'uomo. Eccomi qui. Di nuovo a te, Signore, eccomi qui, accetta la mia vita, non dire no a chi si affida a te, mi accoglierai per sempre nel tuo amore. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te, no, non eri
rimasta fredda la terra. Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai resi partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, Don Antonio benedice ora gli oggetti religiosi, i rosari, oggetti di pietà che porterete con voi come ricordo del vostro pellegrinaggio a Fatima. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio.